è una potentissima donna in Vaticano, eh, si chiama Antonella Sciarrone Alibrandi. Eh, Antonella Sciarrone Alibrandi ed un'altra signora eh, sono entrate ad occupare un posto molto elevato in Vaticano. Eh, il fatto è che eh, il, il Vaticano eh, può riconoscere Posti molto elevati alle donne, ma le donne non possono diventare sacerdotesse, insomma, pretesse, possono fare le suore, possono avere posti molto elevati, ma non possono gestire i sacramenti, capito? Non possono gestire i sacramenti. Per, qual, per quale motivo le donne? In Vaticano, nel, nel, nel cristianesimo cattolico greco ortodosso, e non possono gestire i sacramenti, cioè non possono fare le sacerdotesse, è spiegato in questa opera storico-mitologica, dove si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Capito, cari amici? Eh sì, ehm, questa è una professoressa uni universitaria, è Antonella Sciarrone Alibrandi, una professoressa universitaria, è entrata a occupare un posto molto elevato in Vaticano, ma non può somministrare i sacramenti, non può entrare in un confessionale a confessarvi, non posso somministrarvi ehm, l'ostia consacrata eccetera 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 tutti i sacramenti che sono gestiti comunemente da, da un sacerdote da, dal prete si dice ok cari amici le cose sono tutte spiegate qua in questa bellissima opera capito un'opera storico mitologica che spiega per l'appunto come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato e, e con il cristianesimo, cristianesimo specialmente il cristianesimo cattolico e greco ortodosso, ortodosso noi siamo nella cuspide del patriarcato va bene cari amici a tutti tanti cari saluti da serafino massoni e la notizia che io ho, ho ora commentato e ve la metto come link nel riassunto di questo video affinché voi la possiate leggere nella sua interezza e liberamente commentare ok ok ok